questa settimana ho intenzione di fare una sfida che speravo di farla durare esattamente una settimana, ma in realtà questo weekend andrò fuori casa e sarà il primo weekend fuori assieme a Taki, quindi siamo tutti super emozionati e dobbiamo cercare di capire bene come organizzarci. Però, come vi dicevo, in questi giorni voglio provare a fare qualcosa di diverso, ovvero sfidarmi a leggere di più, soprattutto per ritagliarmi un momento in cui leggo e basta. Sapete un po' il mio problema nel fare una cosa alla volta, nel non sentirmi abbastanza, diciamo, utile o produttiva. Sento di essere arrivata veramente al limite, ho bisogno di staccare e quindi voglio sfidarmi a leggere di più e ritagliarmi più tempo per me stessa. Nello scorso vlog vi ho fatto vedere la lettura di questo periodo, che è il libro scelto per il CB Book Club, La casa delle belle addormentate di Kawabata, che non mi sta piacendo per il momento, quindi ottimo inizio. Sono poco meno della metà, un terzo circa del libro. Voglio assolutamente finirlo oggi e poi, sempre ieri che era domenica, ho iniziato un altro libro che mi è stato inviato da Storytel, ovvero Martin Mister di Pierdomenico Baccalario. Mi è stato inviato da Storytel perché è uscito l'audiolibro per questa piattaforma. Sapete che io ormai ascolto audiolibri su Storytel da almeno 2 o 3 anni, mi piace molto il loro catalogo e adesso hanno iniziato questa collaborazione con Sergio Bonelli, editore. Sono praticamente alla fine in questo caso, l'ultima parte la sto ascoltando in audiolibro, quindi mi mancano 15 minuti alla sua fine. Una storia carina, avventurosa, proprio da ragazzi, c'è un mistero in mezzo, una sorta di caccia al tesoro molto intrigante, in giro un po' per l'Italia, si va anche a Lucca Comics quindi diciamo che nel complesso carino, ma per me troppo infantile. L'avessi letto molto tempo fa, proprio ai tempi che sto del liceo, probabilmente mi sarebbe piaciuto di più. Letto adesso mi sembra appunto un po' infantile, mi sembra che ricada in alcuni stereotipi, soprattutto per quanto riguarda la caratterizzazione di alcuni personaggi. Non mi sono fatta poi una vera e propria TBR per questa settimana perché non voglio imposizioni, voglio prendere quello che viene, però oggi mi piacerebbe leggere anche questo fumetto Scirocco. Contavo di leggerlo in realtà ieri, ma poi è stata una brutta giornata per diversi motivi e non ho avuto tempo, lo leggerò oggi. Questo è il nuovo fumetto di Giulio Maccaione, sono veramente curiosissima. Ho iniziato a leggere Biancaneve nel Novecento e devo dire che ho sentimenti un po' contrastanti perché nonostante io possa capire che la condizione della protagonista è un po' particolare, la situazione in famiglia con la madre che sembra non poter provare affetto nei suoi confronti, quando diventa adolescente, cioè proprio non la sto sfangando, forse è un problema mio, non so, ci sono delle dinamiche che non riesco molto a spiegarmi, che non condivido e non apprezzo. Non quanto vorrei, ma sto andando avanti anche con Underground di Murakami, che sto leggendo in prestito digitale. Mi ero arenata dopo la prima parte, che è dedicata tutta alle interviste. Ha fatto l'autore alle vittime di questo attentato alla metropolitana di Tokyo da parte di una setta religiosa che appunto ha sparso un gas che ha provocato la morte di diverse persone e ha comunque lasciato una fortissima impronta su tutto il paese. Quindi il libro è suddiviso in questo modo, che nella prima parte ci sono le testimonianze delle vittime, nella seconda parte dovrebbero esserci invece le interviste fatte ai membri, ex membri di questa setta. Dicevo che io sono proprio ferma lì nel limbo, cioè adesso l'autore che sta tirando un po' le somme, facendo qualche considerazione generale su quanto è accaduto, e poi dovrebbero arrivare appunto le interviste. Thank you.
un po' di aggiornamenti da fare. Innanzitutto vi avevo dato un brevissimo parere riguardo a The Young Martin Mister, ma non vi avevo detto di che cosa parla. Il titolo spiega bene o male tutto, è una rivisitazione, diciamo, dell'adolescenza di questo detective che infatti a 15 anni perde i genitori e viene portato in una sorta di scuola collegio in Italia, dove conosce altri ragazzi, scopre che il padre gli ha lasciato una sorta di caccia al tesoro, appunto, per svelare un po' il progetto a cui stava lavorando, ecco. Martin infatti non sa nemmeno bene di che cosa si stessero occupando i suoi genitori, quale fosse il loro incarico, lavoro, eccetera. Come vi dicevo, è un'avventura per ragazzi molto carina, io mi sento un po' troppo cresciuta. Ho poi letto Scirocco di Giulio Maccaione, ho anche partecipato alla presentazione chiacchierata in anteprima con la casa editrice e alcuni colleghi. Questa storia mi ha colpita tantissimo perché tocca un aspetto della mia vita personale di cui ancora soffro molto. In sostanza è una storia corale di tre generazioni diverse. Abbiamo Mia, che è una ragazza molto giovane, adora danzare, suo padre Gianni è un papà single, mentre la nonna Elsa condivide con Mia la passione per l'arte, solo che non si dedica alla danza ma alla scultura. Ciò che stravolge le vite di questi tre personaggi è la malattia di Elsa. Il fumetto si divide fra Venezia e Sicilia e si divide anche, diciamo, cromaticamente, non in due ma in tre parti. La prima con questo azzurrino che caratterizza appunto gli ambienti di Venezia, mentre in Sicilia abbiamo una luce totalmente diversa. E poi la conclusione, che ha un tono decisamente più serio, tra virgolette triste, è lilla. Come vi dicevo, una storia che mi ha toccato da vicino perché racconta una cosa che ho vissuto sulla mia pelle e quindi mi ha fatto crollare, piangere a dirotto. Trovo che l'autore sia stato bravissimo, molto rispettoso nel trattare il tema della malattia, in particolare del tumore, e la scelta molto intima del farsi o non farsi curare. Alla fine ognuno di noi dovrebbe essere libero di scegliere della propria vita, anche se spesso le scelte che riteniamo giuste per noi possono non essere condivise, ad esempio, dai nostri cari o dalla famiglia. E come vi dicevo, è una storia che appunto mi ha fatto molto piangere perché ho rivisto la mia storia, però è stata anche una bellissima storia di vita vera, quotidiana, no? Ho terminato poi la lettura anche di Biancaneve nel Novecento. Questo romanzo di Marilou Oliva è di nuovo un po' diviso fra due personaggi principali. Da una parte abbiamo Biancaneve, che vediamo crescere. All'inizio è una bambina, la vediamo nella sua famiglia, cresciuta con una madre che lei vede come la matrigna, la strega cattiva per intenderci, e il padre invece a cui è veramente tanto tanto legata. Dall'altra parte invece abbiamo Lily, una donna vissuta qualche anno prima rispetto a Biancaneve, che si ritroverà purtroppo nei lager. E quindi da una parte abbiamo una vita quotidiana vissuta a Bologna, più o meno negli anni 70-80, dall'altra appunto nel periodo della guerra, nei campi di concentramento, dove si affronta un aspetto che forse non viene spesso trattato, ovvero quello dei bordelli all'interno dei campi di concentramento. È una storia che all'inizio non sapevo se mi stesse convincendo o meno, perché la parte, diciamo, più quotidiana non sempre riuscivo a sentirla affine a me, perché il personaggio di Biancaneve, non so, ha tratti caratteriali che non condivido molto, che non mi rispecchiano e che sento un po' distanti, e soprattutto alcune dinamiche familiari, non so, le ho sentite appunto distanti, non mi hanno fatta impazzire. Però man mano che andavo avanti mi sono appassionata a questa storia e soprattutto ero curiosa di vedere come queste due storie si sarebbero poi finalmente incrociate e unite. Sono di nuovo arrivata alla fine di questo libro piangendo a dirotto, perché ho trovato molto toccante il finale. Non ho terminato, ma ho incominciato a leggere il primo volume delle Rose di Versailles, ovvero la storia di Lady Oscar. Io sono cresciuta con il cartone animato, quindi sono, diciamo, legata a questo personaggio, ma strano ma vero, non avevo ancora letto il manga, che è di Ryoko Ikeda. E la cosa che mi ha spiazzato di più, sono ancora relativamente all'inizio, è che non si parte raccontando, tra virgolette, nei dettagli la vita di Oscar, ma si parte proprio da Maria Antonietta, che
in questo momento della storia del manga molto più protagonista di Oscar. Sembra che la storia sia cucita su di lei. E niente, i disegni mi fanno impazzire perché appunto mi ricordano tantissimo il cartone. Sono molto belli, barocchi e sfarzosi, soprattutto negli abbigliamenti, nei vestiti e negli occhi. Mamma mia, gli occhi sbirluccicantissimi di Maria Antonietta. Adoro. E niente, continuerò oggi con la lettura delle Rose di Versailles e poi, se ho tempo, mi piacerebbe iniziare, eccolo qua, cioè avevo sul comodino, poi ogni tanto lo vado a spostare, Racconto di una luna di Hirano Keiichiro. È un racconto piuttosto breve, penso siano poco più di 100 pagine, 145 pagine, quindi spero fra oggi e domani magari di leggerlo. Sono veramente curiosa. Buongiorno, mentre attendo che si freddi un po' il tè, è venuto leggermente troppo bollente, vi dico che alla fine ieri sera ho letto Sonno, o meglio, prima di tutto Tocca Nascere di Sonno, che mi è arrivato proprio ieri da parte di Feltrinelli Comics. Si tratta di un esordio, da quello che mi pare di capire. È un fumetto piuttosto cupo, sia dai disegni che per quanto riguarda un po' le tematiche, e non so, sono rimasta alquanto perplessa, non mi è piaciuto il fumetto, forse perché non ho capito proprio l'intento. La storia di questo bambino che nasce ma non sa camminare, ma un giorno all'improvviso inizia a camminare, a vivere tra virgolette la sua vita, nonostante abbia diverse difficoltà che sono comunque le difficoltà che può avere qualsiasi persona. Lo vediamo in diversi momenti della sua vita, appunto da quando è bambino, adolescente, quando va poi all'università, eccetera, e vive anche una situazione magari familiare non semplicissima. Il padre è disoccupato e sembra non ritrovare la voglia di impegnarsi, di fare qualcosa. La madre fa diversi lavori perché deve comunque mantenere la famiglia. Non so, le premesse sembravano interessanti, ma poi io mi sono un po' persa, non ho ben afferrato dove si volesse andare a parare. Anche i personaggi non mi hanno convinta e il tratto, per gusto personale, non mi è piaciuto. Oggi andrò avanti di nuovo con le di Oscar e, se ce la faccio, mi piacerebbe leggere Racconto di una luna. Oggi infatti è l'ultimo giorno che sono qua a casa, domani mattina parto per un paio di giorni, quindi vediamo se riesco entro la fine della giornata a concludere anche questo. Ho terminato il primo volume delle Rose di Versailles e devo dire che mi è piaciuto tantissimo. All'inizio ero rimasta un po', tra virgolette, spiazzata appunto dal personaggio di Maria Antonietta, che non pensavo sarebbe stato così tanto al centro della storia, ma in realtà, andando avanti, si bilanciano bene le scene a corte, quelle del popolo e, tra virgolette, la via di mezzo che vive Oscar, che vede entrambi i due mondi. Secondo me l'autrice è stata bravissima, anche con un pizzico di ironia e di fantasia, a delineare bene le criticità di entrambi i mondi, se così vogliamo dirlo, e soprattutto della condizione della regina, dello sfarzo a volte veramente immotivato e inutile, forse la troppa ingenuità e maturità. Molto molto bello, non vedo l'ora di leggere il secondo. Quando tornerò dal weekend giù a Rimini sicuramente leggerò il secondo. Alla fine però oggi, fra i vari preparativi, non ho incominciato il libro che vi dicevo, quindi probabilmente lo incomincerò stasera prima di andare a letto, o nel weekend, o quando tornerò, insomma, con calma. Tempo di tirare le somme di questa mini maratona di lettura durata 6 giorni. Quello che ho letto, eccolo qua, sono 3 libri e 3 fumetti, facendo dei calcoli molto approssimativi è come se avessi letto 200 pagine in 6 giorni. Io sono veramente molto molto soddisfatta, non tanto per i numeri, ma proprio per l'esperienza generale, perché nonostante ci siano state delle delusioni non mi sono lasciata abbattere ed è stato un bello svago, molto molto bello. Infatti adesso sono super carica, non vedo l'ora di leggere qualche cos'altro. Infatti ho già iniziato ad ascoltare su Storytel il nuovo libro di Stuart Tarton,
avevo letto le Sette morti di Evelyn Hardcastle che mi era piaciuto. Quindi sono curiosa riguardo al suo nuovo romanzo. Velocemente, La casa delle belle addormentate mi è delusa tantissimo, non mi ha lasciato niente, mi ha annoiata. In alcuni momenti forse mi ha un po' messa a disagio perché ci troviamo in una casa in cui le ragazze vengono forzatamente messe a dormire e vengono ospitati degli uomini invece molto più grandi di loro che quindi godono nel passare il tempo in loro compagnia. Si tratta di un racconto erotico, però piuttosto, tra virgolette, raffinato. Lo stile non mi è dispiaciuto, però la sostanza mi è mancata, non ha fatto per me. Così come prima di tutto Tocca nascere non è proprio nelle mie corde, probabilmente non l'ho capito. Biancaneve del Novecento è stata invece una piacevole sorpresa. Martin Mister, bella avventura per ragazzi, ma mi sento un po' fuori target, un po' immaturo per i miei gusti. Le rose di Versailles, bellissimo, favola, e Scirocco, una storia davvero commovente, quindi sono veramente contenta di queste letture. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia, magari fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate delle letture che ho fatto, e nulla, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!